costante che abbiamo avuto nell'area industriale, il riconoscimento dell'area di Fosse Imperatore tutto. Contestualmente alla data del voto stamane la conferma della presentazione della candidatura di Paolo De Maio fissata per sabato mattina, come da noi anticipato anche ieri. Il candidato sindaco del centro-sinistra incontrerà la stampa al centro comunale giovanile presso la biblioteca cittadina. Una candidatura, quella di De Maio, avallata già da tempo dalla segreteria provinciale del PD salernitano, che negli ultimi giorni, come era nelle aspettative, ha registrato nuove e vecchie convergenze. Man mano altre potrebbero anche arrivare. Una candidatura che rappresenta la sintesi tra l'esperienza civica e amministrativa uscente, ma allo stesso tempo nuova, perché ha trazione politica a differenza dell'attuale governo Torquato. Con lui infatti PD, PSI, Italia Viva, Partito Socialista, ma anche UDC e Nuovo PSI, oltre all'ampia area civica che ruota intorno. Abbiamo È stata indicata quella del 12 giugno. Ho sempre pensato di essere il candidato di una squadra, il rappresentante di una squadra. Partiamo dalle forze che hanno connotato questa esperienza amministrativa attuale, quindi l'area civica, la parte democratica e socialista. La ampliamo alle forze che mi hanno individuato come loro, hanno condiviso il mio nome, e quindi a Italia Viva, all'area di centro liberal socialista, alla Nocera Città Solidale. Ringrazio queste forze per aver condiviso il mio nome. È chiaro che sono una sintesi tra l'esperienza civica amministrativa che ha amministrato la città di Nocera Inferiore con rigore, competenza. Questa città saremo una proposta nuova, una proposta, mentre questa era una proposta a trazione civica, saremo una proposta a trazione partitica, ma sarà indispensabile ciò per raggiungere gli importanti obiettivi della città di Nocera Inferiore. Io penso che siamo pronti, sarà una campagna elettorale, almeno da parte mia, sugli argomenti, sugli obiettivi da raggiungere. Stiamo ancora lavorando in amministrazione alla presentazione delle candidature e dei progetti per il PNRR, siamo ben concentrati sugli obiettivi da cercare, stiamo condividendo con le forze che mi appoggeranno in questa proposta amministrativa e siamo pronti per questa partita. Sabato ci sarà la presentazione alla stampa di questa proposta amministrativa. Nelle prossime settimane svolgeremo l'apertura della campagna elettorale con la presentazione delle liste e dei cittadini che le compongono. I cittadini, l'idea personale e della coalizione che abbiamo messo in campo, e oltre alle forze partitiche e civiche che sono in campo, è quello di coinvolgere i cittadini, di far sì che i cittadini si sentano promotori e loro stesso l'azione che metterà in campo una proposta amministrativa.